Da Prato alla Serra a Sant'Antimo in Campania, da Tortorici a Partinico in Sicilia, da Cutro ad Amantea in Calabria, fino a San Pierre in Val d'Aosta, la scure dello scioglimento per infiltrazioni mafiose nel 2020, l'anno del Covid, è caduta su 11 comuni. Nell'anno precedente le amministrazioni comunali e le aziende sanitarie sciolte e commissariate per gravi condizionamenti dei clan sono state 21, 26 le proroghe dei precedenti scioglimenti necessarie per ristabilire la legalità. Le organizzazioni mafiose non smettono mai di fare affari, soldi, acquistare influenza, potere, condizionare la vita di intere comunità, puntando a controllare le attività di comuni e aziende sanitarie. Gli appalti pubblici, i servizi, la raccolta dei rifiuti, ma anche la gestione dell'accoglienza dei migranti, poi gli impianti sportivi, le concessioni balneari o per le scommesse. Dal 1991 al 14 gennaio del 2021 sono stati sciolti 351 consigli comunali e 6 aziende sanitarie e ospedaliere. Lo Stato cerca di reagire come può con l'impegno costante di magistrati e investigatori. Poi intervengono le indagini dei prefetti e lo scioglimento. Che la situazione sia grave, lo dice in particolare un dato: sono ben 68 i comuni del nostro paese sciolti più di una volta, spesso anche 3 volte, mentre è in crescita il numero non solo di sindaci e amministratori locali arrestati o indagati, ma anche di consiglieri regionali. La maggior parte degli enti locali colpiti da provvedimenti per infiltrazioni si trova in Calabria, seguono Campania e Sicilia, ma il ricorso allo scioglimento o alla procedura di ispezione che spesso precede questo provvedimento riguarda anche comuni del centro e del nord Italia.